Un'altra grande sfida questa. Siamo qua al Pala Fabiani. Parliamo di basket. C Gold Lazio, settima giornata. Metaformia Basketball versus Alfa Omega Ostia 1968. Dal vostro Aldo Conte e alle riprese Nicola Dell'Anno. Una sfida questa, comunque importante, sfida che riguarda due squadre che oggi cercheranno nella maniera possibile di fare questo sacco pieno. Andiamo a leggere subito le formazioni. Per quanto riguarda il team Alfa Omega Ostia 1968, che completo blu con numerazione e logo in colore oro, 0 Emiliano Brinchese, 4 Andrea Iannone, 6 Alessandro Di Pasquale, 8 Nicolas Barruca, 11 Lenny Marchetti Bogunovic, 13 Simone Di Pietro, 14 Andrea Ferrigno, 21 Leonardo Muscariello, 34 Alessandro Vitale, 35 Emanuele Brinchese, 38 Massimiliano Cardi, 70 Matteo Sabatini, allenatore Andrea Sardo, vice allenatore Agostino Afflitto. Per quanto riguarda invece il Formia Basketball, scendono 0 Giorgio Di Rocco, 7 Aldo Marziali, 10 Pablo Ariel Rodriguez, 12 Matteo Norbedo, 15 Giovanni Lamura, 17 Edoardo Perez della Blanca Gonzales, 24 Antonio Manuel Massaro, 33 Lucio Gatto Gattesco, 35 Antonio Achille Cardinale, 40 Silvio De Pippo, 45 Marco Politore, allenatore Ciro Cardinale, vice allenatore Carlo Sapia. Arbitri della gara sono Andrea Suriani di Ciampino e Indro Spinelli di Roma. Subito canestro. Va ancora il team Ostiense. Gira la palla con Alessandro Di Pasquale. Alessandro Di Pasquale. Ancora Ferro. Tenta ancora il numero 6 in carota blu. E siamo sulle due pari. Il team caro al Vitruvio Pollone, palla sul ferro, il balzo che premia il team della frazione di Roma. Tenta ancora sotto canestro, non c'è nessuno. Pablo Arre Rodriguez, va l'argentino di origine friuliana, ancora Pablo Arre Rodriguez, Giovanni Lamura, palla che esce dal canestro. Se ne va, scarica fuori, conclusione da 3 per capitan Simone Di Pietro e siamo sul 2-5 per il meta. Formia Basketball, Pablo Ariel Rodriguez, ancora ballito l'argentino, la mura dice fallo. Siamo sul ora subito il cambio dopo neanche due minuti, a dosaggio proprio c'è l'ingresso di numero 33, ora Emanuele Brichese che è 33, quindi ora canestro da fallo, quindi non 35 Brichese, 33. Chiamo lo schema. Ora se ne va a conclusione sul ferro da parte di Massimiliano Cardi e riparte ora c'è Di Rocco, a Giorgio Di Rocco, alla pezza riparte con Simone Di Pietro e Simone Di Pietro mette ancora altro canestro, 3-2-7, meta che ha subito un parziale di 7-0, intanto già pronti ad entrare 12-17, ovvero
Matteo Norvedo e Perez della Blanca. Ecco il cambio, vanno fuori Di Rocco e Lamura, dentro abbiamo detto numero 12 Norberto e Eduardo Perez della Blanca Gonzalez, giocatore spagnolo di Granada. Attenzione sul ferro, se va ora il meta, se ne va con Matteo Norberto. Matteo Norberto tira fuori Pablo Ariel Rodriguez, canestro seppur sul ferro, grandissimo il giocatore portegno, giocatore, la definizione della parola portegno deriva dal, è il giocatore di Buenos Aires città, dal vecchio nome Puerto di Trinidad. Dato stoppone e fallo da parte di Perez della Blanca, e innanzitutto c'è un altro cambio perché Giorgio Di Rocco rientra ed esce fuori Aldo Marziali, quindi ora possibilità, palla che va sul ferro per Emanuele Brichese, vediamo se di nuovo palla sul ferro e Rodriguez va a commissare quella palla, ancora Cardinale. Pablo Ariel Rodriguez sbaglia sotto canestro, ancora Pablo Ariel Rodriguez cerca fuori Cardinale da tre, Cardinale da tre, Cardinale mette dentro e mette la freccia nel sorpasso, da 2 a 0 a 7 a 2 per l'Alfa Omega, e poi dopo di nuovo Formia meta sopra, e ora il parità, ancora lui Emanuele Brichese, ancora Emanuele Brichese, quindi andiamo a vedere il cambio, va fuori Brichese, va dentro Leni Marchetti Bogonovic, ostiense ma di vecchie origini serbe. Ancora c'è il meta che c'è colazione con Pablo Rodriguez, c'è Di Rocco libero ma non c'è il pezzo con Perez, Alfa Omega, e va ancora a canestro Bogunovic, 9-11, di nuovo Alfa Omega sopra, se va Norvedo, ora conclusione sul ferro di Antonio Achille Cardinale. Tanto coach Andrea Sardo che dà disposizioni, tiro libero, free throw di Antonio Achille Cardinale, dentro questa mano. Ottimo, c'è ancora un altro, quindi libero, precisione 3 su 3, 100%
11 pari e 4 minuti e 22 al termine di questo primo quarto, dove c'è stato una catena di sorpassi a vicenda. Metà Formia davanti 2-0, poi sorpassato 7-2 dalla Ostiense, poi di nuovo metà in avanti, poi passo di Roccia e parità. Ora ancora Di Rocco, Giorgio Di Rocco, niente da fare per Perez, parte Ostia Alfa Omega, si gira, niente da fare. Matteo Norbeto chiama il schema, Perez, Norbeto, Rodriguez, finale! Altra bomba, 14-11, ma subito va a stringere il gap il numero 13, Simone Di Pietro, 14 meta, 13 Alfa Omega, Rodriguez, Pablo Ariel, ballava fuori Giorgio Di Rocco al servizio, ora Di Rocco con conclusione sul ferro sbagliata, riparte l'Alfa Omega in mezzo a 4. Guardate, alla fine non vuole riprendere da subito, salta, scarica fuori, conclusione sul ferro da parte di Alessandro Di Pasquale. C'è un cambio perché va fuori Rodriguez, va dentro il numero 40 Silvio Silvio De Pippo, non è alto come Rodriguez. Intanto 8 per 34, ovvero Nicolas Barrucca per Alessandro Vitale, palla quasi Savonetta, ancora c'è meta che avanza con Matteo Norbeto. Matteo Norbeto subisce fallo, non va a canestro. Ancora Matteo Norbeto al servizio, siamo sul 14-13, manca 4 minuti, 2 minuti e 44, dentro 15. Da 3 e un'altra volta Bogunovic mette dentro, siamo su 15 pari. Ancora Giorgio Di Rocco, Perez non trattiene la palla, ci pare il time out che deve portare nuove idee.
Longo. Parte ora. Alessandro Di Pasquale sta andando a cercare il fallo, sia superato il cerchio di centrocampo sia sotto canestro, l'ha ottenuto in quest'ultimo, quindi c'è il tiro libero. Da parte di Alessandro Di Pasquale, ancora cerca l'inserimento ora a Teno Orbedo, Cardinale, Rodriguez, fermato da un po', fuori, Cardinale! E altra bomba da 3 per Cardinale, che è il numero 19-17. Ancora con il basketball, palla sul ferro, parte in meta, attenzione, guardate che ha bruciato libera, si lascia, si riparte con contropiede, si riparte con il numero 15, fa l'angolo sul ferro, cerca di giocare Pablo Rodriguez, è ancora bomba da parte di Matteo Torpedo, un po' d'armo fuori basketball che sta bombardendo l'avversario. Da 3, hanno ormai pochi secondi alla fine di questo primo quarto, il primo quarto che ha dato emozioni con me, e la Nagna era andato avanti, intanto c'è un cambio, andando time out da parte dei Canarini. Vedi 2:17, 9 secondi, termine questo primo quarto. Poco, si ritorna in campo, la squadra del Alfa Omega, la squadra che appena che non lasci giocare subito di lungo, noi l'avevamo detto che era una partita facile per il team. Allora se ne va il formio basketball.
E canestro spettacolare finale da parte di Matteo Norvedo, 25-17. Ritorna a giocare ora. Partiamo dal 25-17. Ora la palla è andata fuori. Ora si riparte ora. Sono cambiati, diciamo, i sestetti iniziali in questo secondo quarto rispetto a quelli che sono stati del primo quarto. Infatti è entrato anche il numero 40, Silvio De Pippo. Quindi ancora Alfa Omega, chiama lo schema Nicolas Barucca. Attenzione, forse c'era fallo. Secondo l'arbitro fallo di Antonio Emanuel Massaro. Dato c'è anche dentro, è entrato Lucio Gatto Gattesco, ma sopra è entrato un altro cambio perché c'è Giovanni Lamura che entra al posto di Silvio De Pippo. Messa che ancora Alfa Omega con Simone Di Pietro. Ancora Simone Di Pietro, stoppone da parte di Eduardo Perez della Blanca Gonzalez, giocatore di Granada dell'Andalusia. Ancora l'anno di Simone viene fischiata, anche se c'è stato un tentativo di Andrea Iannone. Andrea Iannone, giocatore che ex Scavri, giocatore fondano, è stato con la Stella Azzurra. E un interno c'è cambio, 35-24, ovvero Cardinale per Massaro. Intanto l'arbitro che parla col coach Andrea Sardo. Pressing, ma va Norvedo per Lamura. Il Cardinale, canestro e tiro libero da parte di Perez. Andrà proprio il giocatore dell'Andalusia. Da 26-29-17. 4-0 di parziale per team caro a Via Vesuvio. Fallo di Gatto Gattesco. Tiro a secondo ferro da parte di Alessandro Di Pasquale. Sarà ora il play Matteo Norvedo.
per Cardinale, Gattesco, Norberto Ferro sulle mani di Perez, anzi sulle mani del numero 8 Nicolas Barucca. Attenzione, c'è qualcosa degli arbitri, prendi la marcatura su Perez, su Gattesco. Ancora la mura, ancora fallo, fallo a favore del Metaformi, infatti con i libri ci sarà Perez, il giocatore andaluso che ha subito fallo. 21, 29, 17, ora 30, 17, un cronometro fermo sull'8-08. Possono stare effettuando correttamente la ripartenza, se ne è uscito, anzi il numero 5 del meta. Zoppi Calamura, Zoppi Giovanni Calamura, l'applauso, dando dentro Pablo, Ariel, Rodriguez, fatto male Gianni Lamura, entrato Rodriguez, ora cerca lo schema, stoppone bello di Gatto Gattesco su Simone Di Pietro. Alla pezza, riparte Matteo Norbedo, Pablo, Ariel, Rodriguez, canestro più tiro libero. Magnifico il giocatore portegno. Italo argentino, ma di origine friulana. Dice il giocatore della capitale di Buenos Aires, quando si parla di capitale di Buenos Aires si dice portegno, Puerto Trinidad, invece quando ci si riferisce alla provincia sud di Buenos Aires si dice bonaerense. Attenzione, Pablo, Ariel Rodriguez, tiro libero, 33-17, 7 minuti e 39, formi a basketball davanti.
Perez è andato a pressare, guardato Pablo Ariel Rodriguez, gatto gattesco, la scarica per Cardinale, Pablo Ariel Rodriguez, ancora Norberto, Pablo Ariel Rodriguez, cross to cross per Cardinale Ferro. Intanto fuori campo Johnny Lamuna cerca di camminare ma zoppica vistosamente. Ecco Pablo Rodriguez per Gatto Cattesco. Norberto Rodriguez, Gatto Cattesco, ancora conclusione mancata da parte di Cardinale. Lo Perez che commette fallo. Dietro ora sottocalista spagnolo accompagnato da Gatto Cattesco. Ancora Conoscenze cerca di girare, bello il barco e per Nicolas Barucca c'è trovare ora la rimessa, anzi il tiro libero. Ferro sul primo tiro libero, ne ha a disposizione un altro. Mancano 6 minuti e 37 secondi alla fine della metà gara. Tiro libero dentro. Ancora Norberto, scarica fuori, ancora di parte Alfa Omega, palla che va sul ferro, la conclusione era di Simone Di Pietro, il capitano Rodriguez per Norberto. Attenzione, conclusione, palla sul ferro. La cosa strana è che si mette un giocatore come Rodriguez, come Cattesco, come Perez, tutti i giocatori alti, che qualcuno deve andare sotto la canestra a prendere i rimbalzi, e se in questa situazione tu fallisci anche i rimbalzi non puoi mai mettere al sicuro la vittoria. Intanto è entrato dentro Giorgio Di Rocco, maestro Alessandro Di Pasquale, 5 minuti e 56, sbaglia questa palla Perez, parte con invece Norberto, va Norberto, ancora Norberto, Norberto palleggia tra Rodriguez libero, ancora Di Rocco, Di Rocco per Norberto, qua Norberto, conclusione di Norberto, e 35-19, quasi raddoppiato da Fomega Ossia, è pressing totale, conclusione sul ferro ma sui rimbalzi ci pensa ora Pablo Ariel Rodriguez, che al secondo tentativo conquista la palla. Il Metaformia è bravo nel tirare, però è bravo anche ai rimbalzi, non sempre l'è riuscito. Ora occasione ci sarà per l'Italo Gidino, colui che potrebbe diventare un forte atleta, anche altra specialità, ma comunque va bene così. Pablo Rodriguez, Italo Gindino, seconda possibilità, palla sul ferro e qua si lasciano anticipare
poteva fare col canestro, poteva fare i famosi tre punti, i primi punti che li portavano a 40. Ora ancora palla che gira, ma è sempre tra la maglia gialloblu. Riparte ancora Rodriguez, Gattesco, Kesho. Kesho ragazzi, 39-19, più 20. Conclusione è sempre lui, Simone Di Pietro, che riesce a mettere dentro i tifosi, i dirigenti, i seguitori del Torino stanno cercando di dire ai ragazzi vincete, intanto palla che non va bene, va sul tabellone, ancora va l'Alfa Omega, palla da fuori, tentativo a vuoto, c'è Pablo Rodriguez, Pablo Arel lascia la palla dentro anche Massimiliano Cardi, ancora tiro libero con Massimiliano Cardi, 39-22, Ferro, tiro libero, torna a 22. Ancora Gattesco, Rodriguez, Gattesco scarica fuori, non vuole concludere nessuno a canestro, ed è così, i troppi regali ti concedono sia di perdere occasioni, sia addirittura gli schiavi di vedere la faccia. Ora quello che è andato in avanti è Massimiliano Cardi, time out, 39-22, 17 secondi, a giocare con il tiro libero da parte di Massimiliano Cardi. Tiro libero, palla che va dentro. Dentro.
Massimiliano è il giocatore forse il più anziano della squadra Ossienzo. È l'unico giocatore nato, ecco, non è nato negli anni 20, è nato anche negli anni 90, forse negli anni 50. Ancora attacca ora. Vai, bella la push. Ancora. Viene fermata da Rodriguez. Pronto ad entrare il numero 12, Matteo. E al servizio per i tiri liberi va la squadra di Matteo. Palla sul ferro, le maglie azzurre sono quelle che conquistano la meta. Ancora per dice la palla da a conclusione sul fondo, da dimenticare. Siamo a 30-94. 30-94, ora a con Cardi e conclusione, bella bella conclusione da parte di Terracina. Un vediamo, scusa, un'ossia palla che non si ferma, il tocco è stato Lucio Cattesco, anche se è stato una volta a posto, ma pensa che 28-27 sono più 9. Ancora richiamando lo schema, richiamando lo schema perché era pronto avanti. Ancora pausa sullo ferro, ancora ancora siamo a Scauri, anzi meta di Rocco. Giorgio Di Rocco fa la bomba da 3. Rimessa per il meta. Rodriguez, attenzione, mani Savonetta, attenzione Pablo Rodriguez, il capitano si fa sempre sentire. 94-27, palla fuori del team di Druvio Poglione, e al servizio si chiama numero 38 Massimiliano Cardi. Massimiliano Cardi al servizio, ancora siamo sul 44-28, quindi
4-49. C'è un cambio ora, attenzione, va dentro il numero 6 Alessandro Di Pasquale. Ora tiro libero per il numero 12 Matteo Norvedo. 44-29 a 58 secondi al termine del primo quarto, più o meno le origine. Palle che invece non riesce a saperla gestire ora la forma della squadra femminiana. Ancora situazione strana della palla che va fuori. Si riparte 45-29 con Simone Di Pietro. Carica fuori, Brinchese, Simone Di Pietro, Simone marcato da Rodriguez. È veramente il colmo questo che ha fatto il capitano, perché ha trovato un varco tutto vuoto, ha fatto una serpentina, è andato sotto canestro non marcato da due avversari ed ha sbagliato, ha messo la palla sul ferro. Rodriguez, Pablo Rodriguez se ne va, giocatore ex Basket Scauri, Gattesco che ha già giocato la Rullo, c'è pressing affinché non si tiri, Giorgi Rocco non sa che fare, Giorgi Rocco si inserisce, attenzione, occasione che 45-29, si conclude questo secondo quarto, poteva essere un'occasione per farlo, per poter allungare, ma si termina la metà gara così, a risentirci al terzo quarto. Si torna in campo dopo aver deframmentato e pulito da idee magari poco sicure, e vedremo questa seconda parte di gara cosa ci servirà. Quindi subito si riparte dal terzo quarto con la rimessa affidata a Giorgio Di Rocco per Rondoreto, Pablo Ariel Rodriguez, Norbedo, Di Rocco, Gatto Gatteschi, ancora per Perez. Palla persa, parte Ossia, Alfa Omega, ancora Perez, per Loreto, Giorgio Di Rocco, ora Giorgio Di Rocco, Pablo Adel Rodriguez. Palla che va dentro.
siamo 47-29. Ancora c'è l'Alfa Omega e viene lasciato solo Lenny Marchetti Bogunovic. Giocatore ostiense, ma cioè giocatore proprio di Ostia, ma ha origini serbe. Ancora stoppone da parte di Perez, ancora giocatore di Granada. Giorgio Di Rocco a rimettere questa palla per Norbeto. Ancora Norbeto, va Norbeto, cerca, scarica fuori Pablo Rodriguez, va il Portegno, schiacciatone del giocatore Portegno di Buenos Aires, città ma di origine, vecchie origini friulane. Bravo Pablo Ariel Rodriguez, capitano del Metaformia Basketball. Ancora Alfa Omega se ne va e perde anche l'occasione capitano Simone Di Pietro. Perez per Norbeto. Ancora Norbeto, il play, ragazzo molto attivo, scala fuori, scarica per Rodriguez, Giorgio Di Rocco, Pablo Ariel Rodriguez sul ferro, palla persa e riparte Massimiliano Cardi. Ancora per Alessandro Di Pasquale, palla sul ferro ma ripresa da Ovunovic. Vediamo, successi capitano Rodriguez che va a parlare con i due arbitri. Bellissima la schiacciata del giocatore di Buenos Aires. Il ferro riparte, ancora Norbeto per Giorgio Di Rocco, a Giorgio Di Rocco, ancora Norbeto, Pablo Ariel Rodriguez, attenzione, se ne va Perez, scarica fuori Norbeto, Giorgio Di Rocco, conclusione a te, ferro, ma è coperto Rodriguez, riparte l'Alfa Omega Ostia, siamo con Alessandro Di Pasquale, soppone, calestro più tiro libero. 49-33, un terzo quarto emozionante e ora c'è il cambio. Silvio De Pippo al posto di Giorgio Di Rocco, ma c'è il tiro libero di Emiliano Brinchese, chiedo scusa, quindi tiro libero 49-34. Se ne va ora Norbeto, se ne va ancora Norbeto, ancora situazione con Norbeto, se ne va il play
per Cardinale, ora Norbedo, palla sul ferro, ancora una volta i rimbalzi non premiano Silvio Formiano, ed ecco ora la risposta di Simone Di Pietro, che trova anche la stessa sorte subita, vale a dire che sui rimbalzi sono gli avversari a prendere la palla. Siamo a Norbedo, il play che combatte ancora per De Pippo. Perez, destra granata, asta Fabiani. Perez che porta 51-34, palla persa, riparte subito Norbedo, Pablo, Aria Rodriguez, Rodriguez, che forza Rodriguez, la sua forza fa scontrare due avversari tra loro. Ora il giocatore argentino, che ha il passaporto italiano, ha fatto le giovanili in Italia. Possiamo dire tra virgolette uno dei, abbiamo orgogli per il basket degli italiani nel mondo. Ah, eccolo qua l'argentino Norberto Canestro, sono 53-34 e ancora se ne va Di Pietro e lascia a Ferrigno. Emiliano Brichese, Emiliano Brichese stoppato da Perez, è il muro di granata, ancora è lui Perez, scarica fuori Pablo, Ariel Rodriguez, movimento ispanico, lontos ispanico, Perez Rodriguez, palla sul ferro, ma è sempre Bogunovic, e nel contropiede viene alla fine fermato al fallo Cardinale, un meta che ha messo il turbo, ha messo energia, 55-34 più 21, squadra che si è svegliata soprattutto prima con questo duo ispanico Perez Rodriguez, che Rodriguez ci ha fatto già vedere due schiacciate, Perez che ha fatto un soppone, ha preso la palla e poi è andato sotto canestro a scambiarsi con l'italo argentino. 55-34, come potrebbero dire due, chiamiamoli ispanici del Metaformia, la buona sorte. 55-34 e il team caro al litorale di Roma, sotto 21 lunghezze, cercherà sicuramente di poter trovare una soluzione. Ancora conclusione, se ne va per Brichese, da tre sul ferro, ma c'è Rodriguez, Pablo Rodriguez, ed ecco Cardinale non riesce a trovare quel canestro e tiri liberi. Saluto a Pablo Rodriguez, Pablo Ariel Rodriguez, intanto se ne va sul Antonio Achille Cardinale. Ferro,
Ripetita Juventus, no, questo chiedono i tifosi del Meta Formia Basketball. Invece è arrivato il ripetita Juventus, ma augurato dai tifosi dell'Alfa Omega. Brichese, Bogunovic, l'esperienza, ma c'è Perez, Rodriguez, Pablo Ariel, ancora Pablo Ariel, l'ex basket scouri. Guardate, braccato, quasi immobilizzato Silvio De Pippo. L'arbitro dice non è successo nulla. È in mezzo a due uomini, Brichese, attenzione, canestro di Di Pietro. Cardinale, per ancora Cardinale, per Norbedo. C'è Rodriguez a fianco, ma costo costo altri due liberi. Cardinale da tre sul ferro, ma Norbedo prende, riparte il play che ritorna dietro, richiama lo schema con scioltezza. Norbedo ancora, ancora Norbedo, subisce fallo. È pronto per il cambio, pronto ad entrare Alessandro Vitale e Andrea Iannone, giocatore fondato, quindi va fuori Emiliano Brichese e al servizio va Norbedo. Matteo Norbedo, vediamo se ci sarà un ripetita Juventus per lui. Eh sì, confermato, 55-36, sempre più 21 per il Meta. Andrea Ferrigno da tre, ferro, Perez, lancio lunghissimo, Marziali, Pablo Rodriguez, Norbedo, il play che corre a tutti i campi, Norbedo, Perez, Norbedo, scarica fuori, conclusione, da tre, perfettamente, di Silvio De Pippo, 60-36, più 24, 2 minuti e 3 secondi al termine di questo terzo quarto. Scatenato il Meta Formia. Sono ancora De Pippo. E proprio il numero 40, Silvio De Pippo al tiro libero. Ancora Silvio De Pippo, ferro, 1.54, 60-36, più 24 Meta, danno pronto ad entrare Gatto Catteschi, palla sul ferro e rimbalzi ancora una volta che baciano la fortuna del team Ostiense, ma Perez uomo ovunque. Questa montagna di Malaga, chiedo, di Granada, chiedo scusa. Ancora Norbedo, Gatto Cattesco al posto dell'altro tra virgolette friulano Rodriguez. Gatto Cattesco pronto ad entrare, già entrato, chiedo scusa. Matteo Norbedo, tiro libero, addirittura fa la cornice al canestro e poi entra dentro, copia e incolla, vediamo se ci sarà, perfetto, senza toccare la parte del ferro, più 26. Palla, ancora palla sul ferro, Alessandro Vitale cerca qualche soluzione,
ancora se va Norbedo, Marziali, posto su posto, Gatto, Gattesco, più 28, 64, 36, Metaformia, Turbo, contro l'Alfa Omega, c'è sempre ora conclusione per Di Pietro, Marziali, c'è un cambio 8 per 13, ovvero Nicola Barucca per Simone Di Pietro. Attenzione, caro fallo. Gatto Gattesco. Norbedo, Norbedo pressato da Ferrigno, Ferrigno di nome e di fatto su Norbedo, Gatto Gattesco si ferma, si rigira, guarda il canestro, ma manca poco. E rimane a 65-36. Tanto è vero che era rimasto col pallone tra le mani Alessandro Vidale, nessuno gli ha detto tira tira. I compagni di squadra servono anche a questo quando hanno un compagno in difficoltà. A 36 è terminato il terzo quarto, siamo ormai nell'ultimo quarto e al Meta servirà tranquillamente poter gestire e mantenere questa distanza, distanza tra virgolette di 29 punti. Stoppone, questo era uno stop pulito di Perez. E tiro libero c'è Alessandro Di Pasquale. Dentro. 65-37. Più 28 a Scauri. Ed ecco Perez. Ancora Perez, Perez, Gattesco in mezzo a 4, Gatto Gattesco, Lucio Gattesco, 69-37. Ancora se ne va Marziali, Marziali scarica fuori, Perez, De Pippo, De Pippo, Norbedo, Marziali, Norbedo, it's more easy, set, tan, 70-37, 33 punti. Conclusione sul ferro, 3 in un pallone, la vogliono fare cassaforte e Norbedo il play se lo gestisce. Guardate questo play dinamico, Norbedo a Gattesco, ancora Norbedo,
sembra una pallina impazzita, Perez da tre, ma ancora una volta sui rimbalzi il meta non riesce ad agguantare la palla. Conclusione da due, il meta ora invece in difesa riesce a prendere Norbeto che chiama lo schema, difende tantissimo Norbeto ma perde questo pallone. E ora canestro inevitabile, persa la palla Norbeto, un play che forse l'unico peccato è che porta molto palla, infatti esce fuori giustamente perché mi ha detto non puoi portare molto palla, è un bravo play, un play pimpando, un play che sembra una pallina impazzita quando deve ripartire, però il play è anche quel ruolo che deve essere veloce di riflessi, senza dare, appena vedi un giocatore libero darcela, hai bisogno di ragionare veloce, non devi portare molto palla, c'è sempre magari l'uomo dietro che te la può prendere, Giorgio Di Rocco, Marziali, Giorgio Di Rocco che gatto gattesco dietro, Perez affondato, 70 a 39, 7 minuti e 10. Eduardo Perez della Blanca Gonzalez. Va proprio lui. Da Granada. 7 a 10 al termine di questa gara. Quando siamo con più 31 per il Meta Formia Basketball. Precisione di Perez. ...71-39... ...72... ...più 33... ...più 33... ...palla sul ferro... ...Marziali... ...per Perez... ...Giorgio Di Rocco... ...De Pippo... ...De Pippo... Giorgio Di Rocco, De Pippo scarica fuori Marziali, Perez cerca di girarsi, Perez e la mette dentro e sono più 35, un fiume in piena, lasciare tanti tanti chilometri dietro, conclusione da tre ma c'è ancora lui, una data alla lui di Granada, piedi della la Sierra Morena, dell'Andalusia. Ancora Perez. C'è un cambio ed esce Nurotto fuori. 74-39. Altro tiro, giocare intanto pronto un altro cambio, ...33... pronto ad entrare ovvero Emanuele Brichese,
ed esce Alessandro Di Pasquale. Sul ferro parte ancora per la, il meta se ne va con De Pippo. Attenzione, c'è un cambio, va fuori Gatto Cattesco e dentro il numero 24 Emanuel Antonio Massaro. Allora Giorgio Di Rocco non ce la fa De Pippo a fermare questa palla. 75-39, 5 minuti effettivi al termine di questa gara. Sul ferro e ora il meta sta abbassando un po' la guardia, palla dentro e forse dei titolari l'unico che sta mantenendo in campo è Perez, siamo dei più forti, anche perché ora Marziali è un regalo. Ancora quindi non è canestro più due tiri liberi, ma è semplice canestro, anzi il solo possibilità di tiri liberi, e viene affidato al numero 38 Massimiliano Cardi. Dentro eccolo qua Rossi, Marziali non ce la fa, e ora c'è il cambio e va dentro Marco Polidori a posto di Marziali. 4 minuti e 06, ferro attenzione, e 75-42, 27 punti già rosicchiati, 7 punti, ma il servizio c'è. Massaro, la palla che va fuori, 3 minuti e 45, sono 27 punti di vantaggio, si è arrivati anche a 33, una vittoria messa in cassaforte. Ecco Massaro arrivare a 77, quindi più 35 punti. Conclusione da 3, ferro bravissimo Marco Polidori, seppur non è dotato una buona presa, ma è stato molto bravo
a difendere questo pallone. Ancora, eccolo Massaro, c'era Perez, la poteva lasciare anche lui. Massaro, bella volée e canestro. Bravo Massaro, 79-42, 37 punti di gap. Un Metaforbia che non gestisce ma vuole allungare ancora di più questo gap. Toppone di Perez, Massaro, e guardate che assist spettacolare di Polidori, Eduardo Perez della Blanca Gonzales, 81-42, 39 punti, Ferro, e ora chiamano il più 41, Polidoro si gira. Guardate che riesce a fare Polidoro, cost to cost, Massaro dentro, ecstasy, Formia Meta Basketball, ecstasy veramente, bravo Massaro, ma soprattutto bravo Polidori, Marco Polidori che balla sul ferro ed è solo un tentativo, 83-42, forse vogliono il muro del centro. I ragazzi di Vitruvio Polione danno Marziali pronto ad entrare. Conclusioni, troppa sufficienza. Marco Polidori non è andato a segno ma ha fatto degli assist a difesa della palla. Bravo questo ragazzo. Attenzione. Applausi. Applausi per tutto il Meta. Giorgio Di Rocco fuori, applausi dentro Marziali. Massaro per De Pippo, ancora De Pippo fuori, Polidori si gira, De Pippo, Massaro, palla sul ferro, non doveva fare il passo indietro. Bravo Polidori comunque, si porta la palla in avanti, forse è stato fallo di Massaro. Non è dotato di scioltezza con gli altri compagni di squadra, ma si impegna, corre, ha fatto un assist. Palla che va dentro. Più 40. Bravo comunque Polidori perché davanti ha obbligato il compagno di squadra a lanciare, seppure non ha bloccato la palla, ha comunque fatto riconquistare una cosiddetta rimessa. E ora Perez, viene stoppato Perez, ma ci sono ben due giocatori, c'è Marziali e Massaro, ora è Massaro a ricevere il pallone, va Massaro, braccato ora da due, si gira, è la palla che va tra le mani di Andrea Iannone. Ormai vittoria messa in cassaforte per il Metaformia. I compagni di squadra, addirittura si vede Gattesco e Aldo e altri che gli vanno a dare spiegazioni. Polidori laggiù, sotto a tutto. È comunque da prima questo ragazzo perché a difesa ha fatto un bell'assist.
Ecco la scioltezza, appena arriva la palla guarda e passa, velocità. E ora forse si chiede troppo, però siamo a 37 punti di distacco, ormai si attende solo la conclusione di questa gara. Metaformia Basketball che ha messo la gara in cassaforte ha quasi raddoppiato rispetto ai compagni di squadra. Attenzione, '83-46. Ma si va a casa, pronti per andare a casa, pronti per la gara finita. Perez, Marziali, De Pippo, Polidori. È stato veloce, questo è il suo indole, prende la palla e passarla veloce. Non è sbagliato il suo passaggio, ma non sempre ci sono giocatori che riescono a capire il gioco. Perez, De Pippo, '83-50, ormai manca un secondo, conclusione, e finisce così. Il Meta Formia Basketball batte Alfa Omega Ostia 1968 '83-50. Andiamo a vedere i parziali: 25-17, 45-29, 65-36. Dal vostro Aldo Conno un ringraziamento alle riprese Nicola Dell'Anno. A sentire con le interviste. Siamo nel finale di gara, siamo di basket Serie C Gold, 83-50, vittoria per la Metaformia Basketball contro Alfa Omega Ostia, sono due giganti del basket, quindi Silvio De Pippo e Perez Edoardo al mio fianco. Iniziamo con Silvio De Pippo. Allora, una seconda parte di gara, si dice che durante l'intervallo si va a riposo e si mettono idee nuove per scendere al meglio. Voi avete preso forse un caffè espresso perché avete giocato proprio un turbo. Sì, diciamo, dopo le ultime brutte prestazioni il primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, però ci mancava ancora quel qualcosina in più che abbiamo messo in campo nella seconda parte di gara. Perez, in italiano e in spagnolo? Come vuoi. Ok. Veramente inizialmente si è andati forse un po' così, dopo invece massima energia. Sì, come ha detto Silvio, nel primo tempo ci mancava qualcosa in più e quando abbiamo tornato dal secondo tempo quella cosa in più che mancava l'abbiamo tirato tutto fuori e si è visto il risultato. La cosa buona è che il coach ha fatto entrare anche tutti, ma nonostante magari ha fatto entrare le cosiddette, chiamiamole, seconde linee, non è che si è accorciato il gap, ma si è andati ancora di più. Questa è la cosa bella di avere una squadra unita. Sì, come dici tu, il coach ha fatto giocare a tutti e in una partita che era importante dopo tre sconfitte di fila che abbiamo avuto prima e niente, contento per tutti e per la gara che abbiamo fatto tutti.
Ah, Silvio De Pippo, il prossimo turno. Sarà un prossimo turno che comunque, visto dopo 3 sconfitte e una vittoria, bisognerà almeno cercare di eguagliare a 3 vittorie consecutive, se non 4. Assolutamente, perché comunque dobbiamo cercare, questo è un campionato abbastanza livellato, diciamo, quindi ogni partita ha le sue insidie e ogni squadra è organizzata in maniera diversa, quindi ci sono squadre magari che possono darti filo da torcere di più rispetto ad altre meno. Comunque affronteremo la settimana d'allenamento nel migliore dei modi, come sempre, e speriamo bene. Allora, sarà una settimana di pieno freddo, quindi l'allenamento sarà a doppio, ma tu che sei spagnolo, vieni da uno stato particolare, dall'Andalusia, la differenza che si può trovare tra questo detto basket in Spagna e invece il basket qua in Italia? No, noi anche se fa freddo, fa caldo, quello che dobbiamo fare è una settimana importante di allenamenti, concentrati, quello che importa veramente, e pronti per la prossima. E la differenza di essere il campionato di basketball in Spagna e qui in Italia, qual è? Il livello è un po' più basso qua, ma sempre un livello alto, sempre ti trovi squadra forte, con giocatori forti, e devi dare tutto quello che c'hai nella pista per poter vincere. Una dedica oggi da fare ai tifosi che erano presenti, dopo, ecco, serviva. Sì, assolutamente, anche perché comunque erano presenti, però le 3 sconfitte consecutive si sono viste anche sotto quel fattore, perché comunque nelle scorse settimane sono venuti ancora in numero maggiore, quindi speriamo che con qualche altra vittoria riusciamo a riempire il Pala Fabiani. Un saluto a tuo supporter también in Spagna. Sì, no, muchas gracias a todos y un abrazo a los españoles y a todos los italianos que vienen aquí a vernos.